18 agosto, oggi parliamo di Sant'Elena Imperatrice, madre di Costantino, colei che spinse il figlio ad emanare l'editto di Milano del 313 d.C. che rese finalmente la libertà ai cittadini romani di professare la religione cristiana. E Sant'Elena è famosa soprattutto perché, una volta diventata imperatrice, fece fare degli scavi a Gerusalemme e fu recuperata la vera croce. Furono trovati i luoghi dove Gesù è nato, dove è morto ed è risorto. Sant'Elena imperatrice in realtà era di umili origini, era una stabularia, cioè la sua famiglia in Bitinia era una famiglia di locandieri, e lì Costanzo Cloro, il padre di Costantino, la conobbe e se ne innamorò perché era bellissima, ma lei era cristiana. A un certo punto Diocleziano, a questo tribuno, fece ripudiare la moglie, ma poi quando il loro figlio Costantino divenne imperatore, lui la riabilitò, e avendola riabilitata, lei divenne una campionessa della carità e una benefattrice dei cristiani. Tante volte visitava le basiliche e, vestita umilmente, si mescolava alla gente, invitava i poveri a palazzo e li serviva personalmente. Una donna eccezionale, il cui corpo si trova a Roma e a San Pietro, nella basilica, il cuore della cristianità, c'è una statua che la rappresenta vicino all'altare della confessione. Lei spinse il figlio a convertirsi in punto di morte. Santa Elena, imperatrice, regina, veneratissima in Occidente il 18 agosto e in Oriente rappresentata con il figlio San Costantino il 21 maggio, è venerata, le icone sono bellissime, prega per noi e per l'unità della Chiesa del nostro tempo.